Il lavoro dell'assessore Savaglio è eccellente, eccezionale. Questa collaborazione a stretto contatto tra Regione Calabria e Unical è importantissima perché vuol dire che il mondo della ricerca universitaria e dell'università in generale e la politica si incontrano per creare formazione intorno ad uno dei gravi problemi che assillano la nostra Calabria da decenni, se non da secoli, che è quello del dissesto idrogeologico, dell'erosione costiera, tutto quello che riguarda il territorio molto spesso, come dire, abbandonato a se stesso, se non addirittura violato da una maleducazione umana che non si rende conto a volte che costruire sul coste, a fianco ai torrenti, a fianco ai fiumi, può creare non solo disagio e danno, ma addirittura vittime. Per cui l'educazione al rispetto e soprattutto alla formazione, alla conoscenza dei territori è una cosa molto importante. Grazie a Sandra Savaglio che da quando siamo arrivati in giunta con Iole Santelli, col presidente Santelli, ha sempre avuto a cura, proprio, ha sempre avuto cura e a cura il futuro della nostra Calabria da un punto di vista proprio didattico, di formazione, di crescita per quanto riguarda anche l'istruzione e scolastica. Quindi io sono veramente onorato di far parte di questa giunta dove ognuno, ogni assessore sta dando il meglio di sé esattamente come era nelle aspettative e nelle previsioni del presidente Santelli. Io penso che ci sono due emergenze fortissime in Calabria, una è l'ambiente e l'altra è la sanità. E questo è il contributo che possiamo fare noi come assessorato ricerca università perché diamo la possibilità dei professori universitari di raccontare ai sindaci e ai tecnici delle amministrazioni comunali che si occupano di frane, di rischi di ogni genere, inquinamento, depurazione, fiumare, eccetera, di raccontare quali possono essere i mezzi per risolvere le questioni. E loro hanno dei laboratori per fare questo, pagati dalla Regione Calabria. Quindi è, diciamo, una storia, un cerchio che si chiude e sono molto contenta che sia così. Io spero che abbia grande successo, anzi, sono sicura che avrà successo. Questa è una prima serie di sei seminari, spero che si continui così e di riuscire adesso a questo punto a coinvolgere anche l'Università Mediterranea che si occupa anche di queste tematiche, anzi siamo già in contatto, sono sicuro che risponderanno alla grande. Ma questo è un percorso che abbiamo costruito insieme all'assessore Savaglio, che è un onore per me aver potuto collaborare con lei per riportare l'università, il talento e la conoscenza delle università della Calabria a disposizione della società civile, dei sindaci, delle istituzioni per progettare insieme la Calabria di domani, una Calabria che porterà il benessere, che porterà la Calabria al centro dell'Europa e del Mediterraneo.